Si è tenuto questa mattina nella sala dei baroni del Maschio Angioino il convegno Testamento biologico, a chi appartiene questo corpo, tra filosofia, etica e religione, le problematiche di fine assistenza. Presenti il sindaco di Napoli Luigi De Magistris, l'assessora al welfare e sanità Roberta Gaeta, il vicepresidente del Consiglio Comunale Fulvio Frezza e numerosi professionisti del settore medico. Si è parlato dell'importanza del testamento biologico, tema molto caro a Napoli, dove è stato istituito un registro apposito per la raccolta e conservazione comunale delle dichiarazioni anticipate di volontà in materia di trattamenti sanitari. E uno dei passi che abbiamo voluto fare è quello dell'istituzione del registro del testamento biologico, perché riteniamo che della persona bisogna riconoscerne i diritti durante la vita e anche quando si pensa oltre la vita. Il testamento biologico o direttive anticipate di volontà è una dichiarazione scritta con la quale si esprime la propria volontà sulle terapie che si desidera ricevere o meno in caso di incoscienza. Questo atto può essere in qualsiasi momento revocato o modificato dal dichiarante. Hanno partecipato all'incontro anche il primo cittadino che si è iscritto al Registro Napoletano dei Testamenti Biologici, dottor Luigi Leopaldi, presidente della Società Italiana Cure Palliative, e Beppino Englaro, padre di Eluana, morta dopo 17 anni di coma vegetativo. Bisogna arrivare alla conoscenza e alla consapevolezza di quello che si no può. Di quello che non si può escludere una volta che non si è coperti da queste dichiarazioni anticipate di trattamento. Cioè la vicenda Eluana insegna.